Ciao a tutti e benvenuti oggi in questo nuovo video Oggi parleremo di come poter modificare i PDF con un editor totalmente nuovo ed innovativo Si tratta di UPDF che è un editor PDF che potete trovare disponibile per Windows, Mac, iPhone e Android E la chicca che lo differenzia tra gli altri editor online di PDF è che UPDF utilizza anche l'intelligenza artificiale come potete ben vedere uh, dietro di me c'è già il software aperto con un pdf che ho scaricato per farvi vedere come si utilizza e la prima cosa che vi voglio mostrare um, è proprio quella dell'intelligenza artificiale ci basterà andare a cliccare qui sotto e si aprirà questa schermata dove noi possiamo andare ad interagire con il nostro pdf chiedendo un aiuto all'intelligenza artificiale quindi clicchiamo su inizia si, il file si sta caricando e quando finirà l'elaborazione noi potremo iniziare a chiedere qualcosa. Lui cosa sta facendo ora? Sta iniziando a fare un riassunto di quello che è il nostro pdf. Quindi ci sta dividendo in sezioni, in capitoli, tutto quello che c'è scritto all'interno del PDF, che è una cosa davvero ottima per chi ad esempio studia con i PDF o va all'università e quindi se ha bisogno di un riassunto generale per capire di cosa si sta parlando in quel PDF, questa è una funzione davvero davvero ottima. Cliccando sulla lampadina qua a destra ci dà anche dei consigli, ovvero ad esempio il riassunto per pagine, traduci le pagine, riassumi la pagina. Adesso se facciamo un riassumi la pagina 1 Che in questo caso la pagina 1 è tutta questa che vedete Lui andrà a fare il riassunto di tutta la pagina Possiamo andare a creare anche a cliccare traduci pagina Quindi, quindi in quale lingua vogliamo far tradurre la nostra pagina Ad esempio io metto norvegese Quindi facciamo su vai E adesso inizierà a tradurre tutta la pagina in norvegese, come state ben vedere. Possiamo interrompere e chiedere ad esempio di fare la traduzione della pagina 1, ma in questo caso in inglese. Eccolo qua. Facciamo vai e così via, quindi se il nostro PDF fosse stato in un'altra lingua, avremmo avuto la possibilità di tradurlo totalmente in italiano. Ad esempio, possiamo anche chiedere qualcosa alla nostra intelligenza artificiale, come ad esempio, come deve essere composto un pdf e adesso l'intelligenza artificiale ci darà la risposta che noi abbiamo all'interno del pdf e quindi ci sta iniziando a dire cosa c'è all'interno del pdf e noi quindi possiamo anche aiutarci con questa intelligenza artificiale per andare a studiare al meglio il nostro pdf quindi Un'altra cosa che possiamo fare è utilizzare questo software anche in modalità web. Anche in modalità web possiamo utilizzare questo software e anche qui avremo le stesse funzioni del nostro uh, programma installato sul PC. La funzione web è ottima per chi lo vuole utilizzare sul telefono, uh, sull'iPad, quindi senza scaricare uh, l'applicazione. Ritorniamo sul nostro software, quindi oltre all'intelligenza artificiale abbiamo anche altre funzioni come ad esempio questa qui di fare le annotazioni, come possiamo vedere possiamo ad esempio sottolineare, evidenziare un testo e evidenziarlo di un colore che vogliamo noi con l'evidenziatore, le possiamo uh, sottolineare il testo, possiamo ad esempio Commentare un testo, quindi mettiamo qui e scriviamo quel che vogliamo. Ad esempio, nota importante, e lo prendiamo e lo scriviamo qui. Possiamo aggiungere, ad esempio, degli sticker che sono molto simpatici. Possiamo allegare dei, dei file, mettere dei timbri. Se ad esempio stiamo um, firmando qualche tipo di file o lo stiamo aggiornando facendo doppio clic possiamo vedere tutti gli sticker facendo doppio clic possiamo vedere tutti i timbri quindi vedete approvato ricevuto la firma che è molto comoda Sto destro facciamo crea per creare la nostra firma e mettiamo ad esempio le nostre iniziali quindi facciamo crea e adesso potremo firmare i nostri pdf in maniera molto rapida e veloce eccola qui vedete poi Possiamo modificare il PDF, quindi andare proprio a modificare quello che c'è scritto all'interno del PDF. Possiamo inserire delle immagini. Possiamo mettere i link, quindi a fare il collegamento con il web oppure ad una pagina. Quindi se mi metto pagina 3 e quando si va a cliccare su pagina 3 riporta a pagina 3 appunto qui c'è qui il click vedete e mi fa scendere giù ma metterlo anche sulle bron facciamo così diciamo collega la pagina 1 e quindi quando andremo a cliccare su Lebron ci porterà alla pagina 1, quindi possiamo fare anche i collegamenti. Possiamo anche creare dei moduli, quindi a inserire a fare il campo testo, inserire un testo, qui possiamo mettere la descrizione, quindi quello che c'è scritto, il nome del testo e qui possiamo andare a compilare nel nostro campo modulo. Vedete? Ci sono tante funzioni che possiamo utilizzare. Possiamo fare oscura PDF, ovvero ehm, che consente di annerire e rimuovere in modo permanente il contenuto riservato. Quindi facciamo ok. Come potete vedere stiamo a andando a censurare delle parti di PDF. Che non vogliamo che si vedano, appunto. Oppure possiamo fare ascura, oscura la pagina. Quindi facciamo 1 e adesso tutta la pagina è diventata nera. Ctrl Z per tornare indietro e annullare la, uh, la nostra operazione. Poi fai organizza pagina e qui possiamo inserire, um, dividere il PDF. O estrarre soltanto una pagina e quindi uh, fare tutto da qui senza che dobbiamo andare a utilizzare eh, dei software esterni. Ritagliare la pagina, quindi se vogliamo la possiamo fare più piccolina andando a ridurre uh, tutto questo spazio bianco che è totalmente inutile, quindi in questo caso facciamo così e facciamo un ritaglia, vedete? Qui è molto più sistemato rispetto a prima. Strumenti di pagina e possiamo aggiungere ad esempio la filigrana o uno sfondo o l'intestazione a piedi pagina Andate, facciamo la filigrana aggiungere e in questo caso possiamo mettere ad esempio updf e facciamo bello grande orizzontale salva e quindi abbiamo anche inserito la nostra filigrana Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Trovate in, nella descrizione uh, il link del software ad un prezzo scontato e speciale solo per voi. Quindi noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!